Ma perdi 2-0 e dici una cosa opposta, perché secondo me il risultato non è giusto, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita. Ci siamo trovati in svantaggio per un infortunio all'inizio su un rinvio, abbiamo concesso poco, abbiamo preso un palo, abbiamo fatto un gol regolare, abbiamo avuto altre due occasioni importanti per far gol. Credo che la squadra sia stata bene in campo e questo c'è il rammarico, insomma, di non portare nulla a casa. Insomma, alla luce di questa sconfitta si diceva, leggendo insomma anche quotidiani, insomma, anche locali, insomma, della sua posizione un po' precaria, lei è tranquillo, insomma. L'interesse della squadra e della prestazione, basta, sono concentrato lì. Quindi secondo lei, insomma, l'arbitraggio, parlando del gol regolare, l'arbitraggio insomma un po' influito su questo risultato? Ebbene, gli episodi determinano poi le partite, io credo che sugli episodi c'è molto da rivedere, tutto lì, poteva cambiare chiaramente le sorti e il percorso di questa partita. Ma noi siamo partiti ad agosto, la seconda giornata di campionato, senza preparazione, con una squadra che si è costruita dalla seconda giornata. Abbiamo fatto 7 partite perdendone 6 e quindi abbiamo lasciato tanti punti per la strada in quel periodo e li abbiamo lasciati nelle ultime. Ora, non credo nelle ultime 3 partite perché le abbiamo lasciate domenica magari col Gubbio, ma Modena una sconfitta ci poteva stare, oggi ci poteva stare, quindi abbiamo pareggiato con l'Entella prima. Nelle ultime 4 partite, quindi credo che non abbiamo lasciato tanti punti ora, sicuramente l'abbiamo lasciato tanti all'inizio. Nonostante la sconfitta, guardando anche i risultati di oggi nelle zone basse, insomma, le distanze, i distacchi tra le squadre sono minimi, resta tutto aperto con il gioco. Ma assolutamente sì, per noi diventa fondamentale le prossime 2 partite che sono in casa, sono partite che dobbiamo fare, dobbiamo vincere. Questo è l'obiettivo.